Mi presento, sono il Divino. In qualità di divinità di questo canale ti invito a passare da Instagram per ricevere i contenuti a me sacri. Inoltre, premi la campanella per ricevere ogni giorno i film. Buona visione. Ragazzi, e benvenuti in questo nuovo episodio della Soul Link Pokémon Platino. Qui con noi c'è Liu. Liu, che episodio è questo? Questo è il 18, ragazzi. Episodio numero 18 della Soul Link con il Rocket che avete già sentito nei meandri della vostra voce. Della vostra voce, neanche adesso. Esatto. T'ho dato del voi, Liu. Benvenuti, Liu. Quanti like? Cazzo. Ragazzi, siamo veramente inoltrati nella Souling, però vogliamo sempre i like alta, almeno 350, 400. Bravo, allora, Luke, bravo. Tra l'altro, io ho trovato una bizzo a Roma. Non so te cosa hai trovato. Così. Io ho trovato niente, assolutamente niente, ragazzi. Come assolutamente niente? Ma c'è uno strumento a destra, Luke, prendilo. Io non lo prendo, io insomma lo faccio aspettare lo strumento. Bravo, insomma, bravo, sono un po'. E comunque, avanti. Cosa volevi dire? Forse siamo rimasti con quattro Pokémon a proposito, è vero? Sì. Quattro Pokémon, siamo confermati, confirmed. Io ho Altaria, Paraglie, Kecleon e Clefable, signori, il nuovo membro. Squadrone, invece io c'ho Bronzong, FIFA che non manca mai. Eccolo! C'hai Meco e Lifo, ragazzi, qui siamo, Madonna, abbiamo il potere del calcio. Che nome brutto, mamma mia, Inazuma Eleven, vai così. Esatto. Tra l'altro, Luke... Questo è il primo episodio che registriamo, che la Soul Link è già uscita, quindi vi ringraziamo per il supporto dei primi episodi, anche se Feed, come al solito, ogni tanto ci salutano e vanno in Cornovaglia, quindi, però... Quindi diciamo, continuate a seguirla e non dimenticate di supportarla, perché se no non va bene. Ragazzi, ecco. Gli episodi escono alternati dal lunedì al porca di quella troia di venerdì. Sì. Prima sul mio canale e poi su quello di Luke. Dopo 10 episodi, che la gente non lo abbia capito, dopo che l'abbiamo detto nella community, su Instagram, nel vostro culo, mi sembra nelle veramente schede. Problema. Nelle schede. Su Facebook, dappertutto. Su WhatsApp. Non fatelo. No, che poi succedono bordelli. Infatti, prosegui. Allora, io sono entrato dove ci sono i tre cosi. Io invece non sono. Mi hanno buttato fuori, raga, non sono ben accetto in questa cosa. Cosa hai fatto, Luke? Non riesco a battere la recluta. Salve a tutti i reclute. Salve a tutti i reclute. Bella a tutti, Cipiette! Bella a tutti i reclute! Oh, Cyrus! C'è Cyrus. Dobbiamo affrontare, mi sa, qua il gioco. Quindi, non lo so. Che... Sì, a voglia. Allora, sta parlando con la vecchia. Ah, raga, tra l'altro io c'ho hashtag caffè nei commenti, perché... Buon pomeriggio, caffè. Qua siamo, tanto siamo di pomeriggio. Infatti, ormai non ce n'è. Non ce n'è, basta. Si fa di pomeriggio sta Soulink. Però c'è dall'amuleto alla vecchia. Che uomo, ragazzi. Che gentleman. Ok, partita con Cyrus. Battaglia con Cyrus. Allora qua si fa sul serio già. Siamo Jonathan nella parte finale di gioco. Jonathan autore, con c'hai mico. Autore. Non lo so. È solo poeta. Lol, ma io me l'ho dimenticato che il mio Clefable si chiamava Tia. Da quando si chiama? Da quando si chiama Tia il tuo Clefable? Non sono perso. Gran bella domanda, non mi ricordavo più. Tra l'altro, che Luke... poi era... dica. C'ha lento inizio. E quindi comincerà molto piano e poi fa lo sprint finale, ma come la maratona. Sì, ma bestemmio, ma mi dimezza anche l'attacco. Invece c'ho Jokop, si chiama Cyrus, quindi nome è una garanzia. Ah, è Joe 97, è Joe 97, ciao Joe, un saluto. Disiscriviti. Gli ho fatto due PS di danno, complimenti al mio Bronzon che, ragazzi... Bello. Pacca di brutto, attenzione, non ve l'ho detto, ma... A me girano i coglioni... Dragobolide. Schifo. No, a me girano le palle... Non missare, zio, non missare, che poi bestemmio... Che poi bestemmio... Allora... È morto qualcuno. Tia. Anziché fare video su Sao, per piacere, colpisci con Megacorno. Ok, ce l'abbiamo fatta. La precisione di Tia ormai è quella che è, Gio. Ormai la vecchiaia prende anche lui, poveretto. Tanto non riesco a buttare giù un Venonat. Cioè, vedete voi come sono messo, non butto giù neanche con le otri. Madonna. Luke, cosa ne pensi di Rattata? Penso che sia un Pokémon di tutto rispetto da usare. Insomma. Acqua di sale. Scusate, mi hai preso il baglioni. Sanremo, posso. Mi hai preso il Sanremo, raga. Scusate. Tu, Luke, dove sei? Come sei conciato? Qual è la tua situazione?
sto affrontando un Grimer, mi darà molti problemi secondo me, ma mo hai rasoio? Hai rasoio? Cioè, il team di Cyrus è stato c'hai Miko, Rattata e Tangela. Cioè, Magikarp poteva anche avercelo a sto punto, perché tanto, ma voglio dire... Ma anche la me non è molto forte, il problema è che c'è i Pokémon che non si buttano giù, non lo so. Eh no, io ho vinto, Duke, io ho vinto. No, è Acciaio e Ferruccio, non ti confondo. Prossima parte, però, adesso... Prossima parte, sì, perché oggi andiamo parte. Non abbiamo detto cosa faremo in questo episodio! Ma che persone oggi... di merda! Lo dico io, visto che sono ospite sul canale dell'Egregio, quindi, raga, quest'oggi... Andiamo a fare catture verso Canalipoli, immagino, cioè, esatto. Se sei d'accordo, sì. Okay, we are going to do some capture near... On the Canalipoli River. Canapolis, come si chiama in inglese? Non ne ho idea, perché Canalipoli non ho mai visto come si chiama in inglese. No, io me lo ricordavo invece. Canalave City. Perché sono stupido, ho fatto il ritorno su un Froslass, l'ho colpito domani. Ok, a domani. Ho vinto, Giova, giù 97 sconfitto. Intanto, per ricevere i like dovuti, invoco il divino che è qua vicino a me, quindi adesso parlerà il divino. Ah, parla il divino in questa serie, bene. Certo, tu non lo stai sentendo. No, non ho questa capacità. Lasciate un like, altrimenti vi viene a prendere a casa tia. Sì, scusate, c'ho il mal di gola. Lo vedo un po' avanti con gli A, mi sembra un po' il Pikachu Detective. Esatto. Detective merda, hashtag... Allora, io qua lo dico. Dillo. Voglio 100 commenti qui sotto con hashtag Detective merda, per piacere. Gio, ti immagini un sequel di Detective Pikachu con il protagonista Farfetch col cappello e la lente di ingrandimento. Lo vogliamo tutti. Raga, su Instagram, tutti. Sotto la pagina di Game Freak, quella ufficiale, voglio un'invocazione. Comunque, Luke, io non so te, ma sono a posto. Anch'io. Io ho finito, Gio, quindi devi volare verso, cioè, Jubilopoli. Bella battuta, non la volo. Aspetta. Io ce l'ho su Bronzong, quindi volo su una campana quest'oggi, raga. Allora, io lo darò a Tacos, perfetto. All'Italia, in confronto, ragazzi, può accompagnare solo. Io su Bronzong, ciao, poveri. Io devo togliergli una mossa, poi gli levo geloscheggia. No, Luke, dai, non me la gufare così. Ah, comunque, volevo rispondere a un dubbio che c'era stato posto riguardo all'amo vecchio. Alcuni ci hanno chiesto perché non l'abbiamo preso, semplicemente perché abbiamo aspettato di prendere l'amo buono. Banalmente, perché altrimenti avremmo trovato merda, sostanzialmente. Cioè, no, magari l'avessimo trovato, infatti. Giusto. Comunque questo qua è 218, quindi possiamo pescare oppure fare surf, che io non... Ma io più che surf. Fare queste cose qua, Luke, sinceramente, andrei verso l'erba. Anche volendo. Cioè, io devo veramente insegnare il surf a Chaimeco, ma veramente mi fate fare strumento, pozione, grazie. Grazie. Da me è una baccambora. Baccambora esattamente da che paese straniero viene? Cioè... Una bacca con la faccia di una bambola, praticamente è un film horror, ragazzi. Okay. Disiscrivetevi. Non lo so. No, ma infatti era per dire la tristezza, cioè, disiscrivetevi subito. Oh, cattura, Luke, cattura! Per sbaglio! No! Chi è? Wobbuffet! Beh, dai, ti piaceva Wobbuffet in Pokémon Oro Argento, se non ricordo male, era un buon Pokémon. Ma che palle, certo, zio! Gio, con chi non mi ricordo con chi l'ha legato Wobbuffet in Oro Argento. Dumbo. Sicuro? Abbastanza. Ho strani ricordi di quel Wobbuffet che si chiamava Killer, se non ricordo male. Era il tuo legato al mio Dumbo. Mashtomp ho trovato io, va bene. Vabbè, ma si evolve almeno, cioè... Sembra che io non lo uccido. Ok, prima. Io ho preso Wobbuffet e in onore dei vecchi Pokémon pazienza, in onore dei vecchi tempi si va di Killer, Luke. Killer, dai. Spore, mi ha addormentato lui, sto infame. Dai, che lo per... Sì, lo prendo domani. Domani mattina, raga. Dopo il caffè. Caffè! Adesso mi faccio un'altra bevuta, Lucio. No, non lo prenderò mai, Gio. Questo è uno starter, vogliamo dire. Cioè... Effettivamente. Dai. Allora, ti dico come è conciato il mio Killer. Oh, Luke! Come una bestia. 15 di difesa. Una statistica promettente, signore. Ti ricorda esatto. Ti stavo aspettando. Mi ricordo i tempi di Orocea, delle rovine Zaffiro su Link. Se non avete visto quella cosa lì, probabilmente la vostra vita è completa al 30-40%. Ma guarda, io sarei anche più drastico, 20%. La vostra vita non è completa, praticamente. Luke, molto tu sei bene. Mai stato sulle coste a crociere, tipo?
Oddio. Comunque no, non sono mai stato. Sono per perdere, ma non sono mai, Luke! Mai stato. Si è suicidato Arceus davanti a me. Cosa ha fatto? L'autodistruzione? Dai, l'immolazione no. di Cristo, l'ha fatto Memento. Ragazzi, non a caso Pasqua era vicina, quindi si è suicidato per noi. Oh, sei immolato Gesù, è per noi. Vabbè, l'ha fatto per noi. Almeno poi fra poco resuscita, dai. Sì, infatti. Ho preso Mastro, ma sono veramente, ragazzi, un fenomeno. Ho avuto un flash bruttissimo, immagino tipo Gesù crocifisso al posto della scritta Inri, la scritta tipo lo faccio per voi. Ho avuto un bruttissimo flash. No, mamma mia. No, Gio, questa è una brutta visione, bruttissima. Luke. Sì. Tappati le orecchie. Per tutte si miette! Questa era forte, probabilmente nei commenti c'è gente con i forconi, con le torce per... non lo so. Dai, ma come ho fatto? Ho beccato l'unico... Esplosione di Ipom! No, no. SoundCloud, ok. Già, quindi ha resistito, mi stai dicendo questo? Sì. Ok, visto che avendo nominato Tia, e pure femmina, io la chiamo Serena, visto che Tia aveva una certa passione per questo Pokémon, per questa... Per questo essere, potremmo dire. C'era il famoso Milotic della Eglock. Cioè abbiamo dove? Tia, abbiamo Serena, è proprio bellissima, raga. Vabbè, potremmo fare la coppia, ragazzi. Se volete la coppia Tia-Serena, fatecelo sapere. Fatecelo sapere in un commento. Perfetto. In un commento. Anche più di uno, magari. 100 commenti. Vi ricordo 100 commenti con hashtag detective merda. Oddio, Firo, mi ricordo la crisi di una certa persona che era pure shiny, ragazzi, quindi non lo so. Cioè, ma in che serie è una cosa del... in che serie? A parte nelle randomizer di Luke, dove ci sono gli shiny, manco fossero i sassi per terra. Oppure nelle mie live dove ci sono il non ci sono gli shiny. No. infatti stavo per dire, che cazzo dici? Non ci sono shiny, cioè, a volte può capitare, ma no, molto zero poco, shiny, molto poco. Niente da fare. In ogni caso, tu Luke, dove sei? Pescare canalipoli, Gio. Sto attraversando il portale per canalipoli. Ah, ok, io invece sto sfidando i pescatori di là. Non sono andati di là, dove li ho evitati, via. Ma andiamo all'Isola Ferrosa a fare la cattura e basta, e poi continuiamo l'Isola Ferrosa nel prossimo episodio. Possiamo anche pescare a canalipoli, se non ricordo male, quindi possiamo tentare due catture. Dov'è che peschi a canalipoli? Dici di no? No, forse vicino alla barca c'era un posto, poi magari mi sbaglio io. Prova a vedere, così poi dopo sfrutto le tue conoscenze, vai. Attenzione, sfrutto le mie conoscenze, ragazzi, proprio mi copia, esatto, Luke, ti copia la randomizer a ultra entra lui. Tante cose mi copia anche la intro. Vabbè, comunque, questa Serena è molto vivace in ogni caso. Trappo arena. No, velocità 13. Bello. No, 13, ragazzi. Devastomasso, quello morso. È un cazzo di ghiacciaio. È lentissimo. Veramente un ghiacciaio, è una panchina, ragazzi. Una panchina del parco che c'è qua dietro, madonna. Nota per il suo record dei 100 metri, comunque. Esatto. Oddio. Allora, se questo video raggiunge 600 like, voglio un vlog di Luke vicino alla panchina con 13 di velocità. Del suo paese. Tra l'altro, un giorno mi sono ricordato che c'è pure il rivale sul ponte di Canalipoli. Mannaggia, lui è il rivale. Quindi forse balzano un po' i piani di cattura al momento. Però no! No, cioè non fare. No, ok. No, mi sono spaventato, ma ho fatto. Come? Cosa è successo? Il rivale ha mandato Lugia al 40 come primo Pokémon, oddio. Stai scherzando? Mi devo mettere comodo perché cosa già che impazzisco. Mettetevi comodi perché state per assistere. No, cosa è successo? Ha fatto fossa Lugia perché... Magari se la vuole scavare la fossa, che ne sai? Ma speriamo. Io intanto faccio pietrataglio, raga, lo mando a casa. Cos'è che fai? Fai pietrataglio, fai. Pietrataglio, sono un po' giapponese, ragazzi, in questo momento. L'ho sconfitto. Mamma mia. Chi sono? Ma chi è questo scemo? Il professore? Sì, è il clone del professor Rock. Cioè, ma davvero hanno inserito... Perché a questo punto del gioco me lo aggiornano il Pokédex in maschio e femmina? Cioè, che senso logico, etimologico ha? Sì, lì che siamo dimenticati a rigenificare tutto. Dove lo possiamo inserire? Ma sì, a metà gioco. Ma sì, Canalipoli ci piace. Perché è parità, capito, no? Quindi devono per forza... Vero.
Tra l'altro, chiaro, le cose si fanno un po' interessanti perché questo qua fa danza spada. Non sono spoiler, non sono interessanti. Cribbio, che mi ricorda un vecchio Pokémon. L'ho Rip. Shuntato. O Luke sono a battere il rivale, ossia Rocket. Che grande. Rocket. Siamo a 12 o 13 morti. Un po' di più, mi sa. Guarda, dopo un tot ho perso il conto. Io ho perso veramente il conto, non ne ho più idea. Dopo no, controllo. Però dovevamo essere tipo 12, se non ricordo male. Secondo me sono di più. Secondo me sono 18 parti, quindi, mamma mia. No, zio, specchio velo. No. Tranchi, oretto. No, perché specchio velo è una mossa veramente infame. No, il problema è che adesso non so cosa fargli. Ok, fa specchio velo. Faccio sbigo attacco. Cricketot, ma vai a casa, zio. Di foglia. Madonna, io finalmente ho vinto. Dai, Temo un bacio, dai. grazie, bacio. Luca, apprezzo. Locomovolt, stai fermo, Fre. Tra l'altro, il tuo rivale non c'aveva anche tipo Groudon. Mi ricordo che aveva Groudon, però magari mi ricordo. Ma guarda se li abbia randomizzati. Ah, beh, giusto, in effetti cambia da volta a volta. C'ha anche ragione, Gio. Quindi, raga, cancellate quello che ho detto negli ultimi 3 secondi. Allora, io me la sto giocando col rivale riflesso. Ma ce l'avete su con specchi veli, riflessi, strampadanza. Spinda confirmed. Eccolo bellissimo. Qua. Via, qui lava a casa. Arriva. Dai, non me la sto cavando male. Se non mi manda Gesù, Yam Mega. Se può andare a vedere se si può pescare. No, a quanto pare non si può pescare. Cioè, vedi, te l'ho detto. Quello che è strano che non si possa fare una cattura proprio random a Canalipoli. Fa un po' vedere. Ma minchia, non gli faccio una sega, zio. Vai, Gio, spaccagli la. Tu, Luke, inizia magari ad andare all'Isola Ferrosa. Vado. Vado, Gio, perché tanto qua non ci sono. Poi facciamo che nel prossimo episodio facciamo tutta l'Isola Ferrosa relativamente veloce. E poi ci affrontiamo la. Bravissimo, e poi la palestra. Vedi, vedete, raga, che Luke è sempre over the piece proprio. Ma ragazzi, ma che ve lo stiamo ancora a dire? Questa è una Solink, noi diciamo le cose in anticipo. Mamma mia, ole! Madonna, seccato anche questo. Dovrei aver l'ultimo. Ho spostato la tenda, probabilmente ho rovinato tutta l'illuminazione della facecam. Ma sì, ma i nostri iscritti sono contenti lo stesso. Esatto. Ci vedono al buio, ci vedono illuminati. Ma... Che palle! Che è successo? Cioè, ti vedo in difficoltà. C'ho attaccalite che è paralizzante, va. Tua madre aliante, va. Tua madre aliante, Turbine. Ho capito. No! Mi ha mandato in campo Wobba Fett, no, muore subito! Buttalo via, Wobba Fett. Mi ha fatto Turbine. No. Tanto qua bisogna fare di nuovo la cattura in doppio, perché siamo insieme al tipo subito qua, mi sa. No, non subito. Ah, no, dopo, ok, allora va bene così, faccio la cattura, vediamo un po'. Ti sei cagato un po' addosso, eh. Leggermente, infatti dopo devo andare a bassa. Zio, basta! Mi ha fatto 12 volte Turbine! Cadabra! Mi ha fatto 12 volte Turbine, muori! 12 volte? Non è una bella cosa 12 volte. Dio! Groudon! Ecco, non ci credo. Devi stare zitto tu, Luke, zitto! È tornato Roche, ti indovino come i tempi di Magic. Che ragazzi, ma che... Tu hai bello Groudon con Turbo Sabbia comunque, da apprezzare. Da apprezzare. Vabbè, effettivamente è un tipo terti, ha la sabbia così. Groudon con leccata, poetico. Ok, ho vinto. Ho preso il Kadabra, Gio, quindi se fai la cattura abbiamo un'altra coppia. Molto bene. Dio mio. Pokémon psico, eh? Interessante. Siete con che... Interessante. Ma quindi per il prossimo episodio, raga, li alleneremo? Sì! Sì, che li alleneremo, molto li alleneremo. Troppo. Troppo. Ho già capito che lo prenderemo in quel posto, Luke, no, ma tantissimo. Secondo me no. Ma secondo me è tantissimo, proprio. Allora, adesso vado. Bisogna vedere. Anch'io all'Isola Ferrosa. Però non ho Ultra Ball. Aspetta che ne compro un po'. Poi andiamo. Vediamo un po' il mio Kadabra che ha denti stretti, quindi... Perfetto. Che schifo, madonna. Cioè, acquanello, canto, riflesso e pallagelo. Ma che cosa? Beh, pallagelo è una buona mossa. Ma pallagelo... Non è quella che colpisce 5 volte, appunto. Quella che colpisce tipo il rotolamento degli iglu, più o meno. Cioè... Oh my god, vediamo un po' chi altro poteva sapere che c'è Shell Divino, leggendari, peggio Pokémon. Vediamo. No, solamente Kadabra. Cos'è la gotta di Kadabra? Questa qua. Bello. Bene. Damia, se ti fosse venuto fuori il Divino, avrei potuto impazzire. Sì, potevamo mettere in atto la Divino's Close. Sì, allora, raga, noi non so se l'abbiamo mai specificato, però l'abbiamo dato per scontato. C'è la Divino's Close, che se noi troviamo il Divino Selvatico, possiamo rimuovere la prima cattura in favore del Divino. Questa è un'introduzione che viene dalla Soulink di 2 anni fa, più o meno. No, sto trovando Pokémon come Stalli, come Beedrill, quindi... Zio, vabbè, MN04 sarebbe forza, sì. Sì, forza. Oddio, c'è andata solo adesso. Fine. Infatti mi sono stupito anch'io che era... Cosa strana. John, c'è veramente un leggendario. Mesprit. Ah, ok. Vabbè. Allora, io adesso faccio prima di entrare in fondo alla grotta la cattura. Ok, c'è! Chi è?
No, zio Magikarp, cioè io non ho parole. Cioè, ma con le catture, oh, sto serie siamo veramente messi male con le catture. No, beh, questo è clamoroso. No, zio Magikarp con lenti inizio, mi stai prendendo in giro. C'è di buono gioco che si vuole praticamente subito, perché al tipo 20... Ma come lo alleno, come lo alleno? Vabbè, gli fai fare un po' di esperienza così con... Allora, come lo posso chiamare un Magikarp? Lo chiamo... dai, vabbè, è femmina. Ah, perché se era maschio c'era qualche nickname interessante, sì. Femmina. Lo chiamo Magica, dai. Magica, ci sta. Spettacolo, spettacolo. Ragazzi, non è il riferimento che volevo fare, però va bene lo stesso. No, forse ho capito, se era maschio il riferimento che volevi fare. L'avrei chiamato Axel, l'avrei chiamato. L'avrei fatto, volevo suggerirtelo, poi ho detto, vabbè, metti che è femmina, infatti va bene anche Magica. Ragazzi, vabbè. Direi, Luke, che questo episodio può concludersi. Siamo a posto così, ragazzi, quindi lascio giù alle parole conclusive. Esimi ascoltatori, popolo d'Italia, noi vi diamo appuntamento al prossimo episodio della Soul Link, che è sul canale di Luke domani, a meno che oggi non sia venerdì, nel caso è lunedì. Quindi non il weekend. Non il weekend, la domenica, devo caricare video clickbait. Esatto. Detto ciò, noi ci becchiamo nel prossimo episodio. Speriamo che questo vi sia piaciuto. Se così vi invitiamo a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale, o meglio ai canali. Premete tutte le campanelle per fare un concertino di calmanelle in giro per il mondo. Rispondete alla DDG, passate da entrambi i social, dai profili Instagram, perché poi io e Luke stiamo insieme, quindi potete vedere anche le nostre foto insieme. Esatto. Noi ci becchiamo, Luke, dove? In un prossimo video. Bye bye! Bye bye, recrute.